Ciao a tutti! Questo è il mio ultimo video diario della storia e per questo motivo ho deciso di indossare un qualcosa di tutti gli altri concorrenti per, insomma, lasciare un po' un'impronta su di me. E questo è il cappello dei Soul, questo è il giubbotto molto sobrio di Roche e ho gli stivali borchiati di Evo. Volevo fare questo per comunque far notare, metaforicamente parlando, che comunque ognuno di loro ha lasciato un qualcosa su di me. Ognuno di loro mi ha insegnato molto e soprattutto se non ci fossero stati loro non sarebbe stata la stessa cosa, sarebbe stato lo stesso percorso, non l'avrei vissuto in questo modo, sicuramente. Perciò volevo ringraziarli, anche se non sono qua. Magari quando usciranno, vedranno questo video diario, volevo ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me e con me. Faccio un bacio. Voglio tanto, tanto bene. Detto questo, niente, quest'ultima semifinale è stata la puntata degli inediti. Eravamo tutti molto, molto nervosi e in fibrillazione per quest'ultima puntata. E è andato tutto molto bene, sono felicissima di come è andata. Ho cantato il mio inedito, ero molto nervosa, ero tanto in ansia per comunque, perché non sapevo come sarebbe andata. Però nonostante l'ansia e il nervosismo ce l'ho fatta e siamo qua in finale, non vedevo l'ora. E niente, mi dispiace davvero tanto per Biagio perché comunque lui è il maestro, lo chiamiamo maestro e ci ha insegnato tanto, ma continuerà a farlo con tante altre persone e soprattutto sono molto felice che lui abbia avuto la possibilità di cantare il suo inedito perché è davvero una bomba e non vedo l'ora di vederlo e di vedere tutti gli altri alla finale, mi mancate tutti tantissimo. E che dire, niente, c'è stato l'inedito che diciamo ha aperto le danze e poi c'è stata la My Song che abbiamo scelto noi e che ci rappresentava tanto. Io ho fatto Worry di Jack Garrett e mi sono divertita come una pazza, non potete capire, è stato bellissimo cantare quella canzone. Poi comunque la scenografia era una bomba, grazie ancora a Luca, ancora una volta per aver reso tutto più magico. E niente, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a questo punto. E tra l'altro un'altra sorpresa c'è stata il giorno dopo della puntata, siamo andati alla Mondadori in Duomo e abbiamo fatto il firmacopie, che diciamo che è stato il primo passo verso la realtà di fuori e è stato il primo approccio con il mondo esterno ed è stato super emozionante, c'era tantissima gente e eravamo tutti in fibrillazione, eravamo contentissimi, perciò grazie a tutte le persone che sono venute, ci avete riempito il cuoricino davvero. E volevo anche utilizzare questo video diario per ringraziare una ragazza che mi ha dato un bigliettino, Gaia, grazie mille perché hai detto delle cose stupende che mi hanno emozionato e toccato davvero tanto, perciò un bacio a Gaia. Che altro dire? Niente, firmacopia è andato molto bene, abbiamo anche cantato il nostro inedito davanti a una folla di persone danzerine e piene di energia, perciò ci siamo tutti divertiti molto. E dopodiché il giorno dopo ci hanno fatto una piccola sorpresina e siamo andati alla spa! Siamo andati alla spa a rilassarci e a goderci un po' una giornatina di relax totale. Abbiamo fatto il massaggio con le pietre calde, abbiamo fatto la sauna, il bagno turco, è stato una bomba. E in più abbiamo mangiato da Dio e bevuto altrettanto bene. E niente, c'è stato l'ascolto anche con Fede che è andato molto bene, ci stiamo divertendo tantissimo, è tutto molto più chilling, come dice Gigi,
perché ce la stiamo proprio godendo questa finale nel migliore dei modi. E duetterò con un'artista italiana che amo, non posso dirvi chi, però sono molto molto felice di fare questo duetto, non vedo l'ora di conoscerla e sarà una bomba, spero. E in più faremo tante belle cosine per la finale, sarà una finale speciale per tutti, sarà super divertente, infatti siamo tutti in modalità divertiamoci, perché arrivati a questo punto, vabbè, il lavoro, la mole di lavoro ci sarà sempre, però ormai ci siamo abituati, però è anche giusto godercela nel migliore dei modi, perché non accade tutti i giorni comunque di cantare davanti a 10.000 persone. Volevo ringraziare attraverso questo video tutte le persone che mi hanno seguita dall'inizio. Grazie mille, mille, mille. Un bacio enorme a tutti voi. Perché senza di voi non sarei qua. Sembra una frase fatta, una frase retorica, però è così. E vi voglio ringraziare dal profondo del mio cuore. E un altro ringraziamento va a tutta la mia famiglia, a tutti i miei amici, al mio fidanzato, alle persone che mi hanno sempre supportata e soprattutto a tutto il team X Factor che mi ha coccolato e mi ha trattato benissimo dall'inizio. A Fede, a Faustelli, alla Roxy e a tutte le persone, a Luca, a Eliana, tutte le persone, Paolo, tutte le persone che hanno collaborato e soprattutto un grazie alla redazione che ci supporta da quando siamo entrati qua. Detto questo, vi aspetto alla finale di X Factor giovedì 15. Alle 21:15 su Sky 1 e anche in chiaro, perché sarà una bomba, ci divertiremo tanto. Bacio da Gaia.